chiederei a Franco Arminio di poterci dare una comunicazione sull'andamento dei lavori di questa area interna, la montagna laterana che ci ha ospitato e che ringraziamo, e perché no anche una sua rapida valutazione sul lavoro da farsi, da fare e che si è fatto. Grazie. Intanto grazie per essere venuti a Galliano. La cosa importante è guardare i luoghi, perché poi produce anche riguardo. Le aree interne sono diventate tristemente quello che sono diventate anche per mancanza di sguardi, sia dall'alto ma anche dal basso. Abbiamo una sorta di diserzione di massa dalle aree interne, da parte dei politici centrali, ma anche da chi abita, appunto. Spesso nei paesi sono vuoti al centro e abitati in periferia, no, appunto delle villette autistiche in cui appunto non c'è dibattito, non c'è confronto su quello che accade in paese. E quindi non c'è anche confronto su quello che accade rispetto a questa strategia, non ne sa nulla nessuno, ma anche per questa forma nuova appunto dei paesi, che non hanno più la piazza, non hanno più appunto il forum permanente in cui si discute del bene e del male di quello che accade. Per quanto riguarda quest'area, voi avete visto oggi solo Aliano, io vi volevo diciamo caldeggiare altre località. Per esempio il 6 maggio, il 6 giugno ad Accettuna, un paese più vicino, c'è il maggio di Accettuna, si fa giugno per una ragione, è il maggio. Questo ha a che fare con le aree interne, perché vi dico una cosa proprio molto precisa. Abbiamo fatto un incontro, il sindaco ha chiamato le persone, come si dice in inglese, gli stakeholder. In realtà sono arrivate una serie di persone morte quel giorno al paese. Ma con che la dobbiamo fare questa strategia, se appunto cioè, erano sostanzialmente persone morte? Però, cosa curiosa, due giorni dopo, nello stesso paese, si alza l'albero appunto del maggio e viene fuori un'energia straordinaria. Allora c'è un problema. Se noi nella stessa comunità, per fare quella cosa, c'è forza, ingegno, coraggio, proprio coralità, perché per alzare quell'albero, ognuno deve fare una cosa e deve farla al meglio, nessuno si fa male, tutti si divertono, mangiano, cantano e alla fine fanno questa cosa meravigliosa. All'incontro si parlava stancamente, svogliatamente, e sembrava una comunità di convalescenti, allo stato terminale. E quindi noi dobbiamo capire di che cosa parliamo, perché sono tutte e due le cose le arrivate. Appunto, è una sorta di lazzaretto, è una sorta di, è il futuro dell'Italia, dell'Europa e del Mediterraneo. Quindi io inserirei una figura che forse non abbiamo citato. Ci vuole un allenatore dei paesi. Io sarei il coordinatore del referente tecnico, non mi piace questo referente tecnico, già il tecnico già è un aggettivo che accentua su una dimensione che secondo me non ne abbiamo bisogno, cioè abbiamo già troppi tecnici in circolazione, pure io referente tecnico non sta bene. Sarebbe bello creare degli allenatori, perché se un paese è fuori forma e porta in campo quelli con la pancia, gli scoraggiatori, cioè non si vince nessuna partita. Cioè noi dobbiamo mettere, diciamo, appunto, intanto fare un vivaio di agenti locali bravi, preparati, quindi 100 ragazzi per l'Appennino che stanno fisicamente, che non hanno, scusate ovviamente, che non hanno la valigia pronta, anzi che si scordano la valigia e che trovano la fidanzata e altre cose, che vanno a raccogliere i fumi nell'Italia interna, che proprio conoscono dove stanno le fontane, dove stanno i sentieri, questo è fondamentale. Questi allenatori devono attingere dal vivaio, devono dialogare con i dirigenti delle regioni, con i dirigenti appunto nazionali, perché poi ci sono quelle specifiche. Io temo molto che la fase attuativa sarà molto lunga e molto complicata, perché il lavoro prezioso fatto appunto dalla struttura interna passa ad un'altra faccenda, ad un'altra struttura. Nel frattempo i ragazzi dicono: che sta succedendo? A chi si rivolgono? Cioè chi gli dice no, che cosa, qual è la figura che fa da cerniera tra il bar e quello che accade a Roma o nei convegni? Ecco, io la individuo nell'allenatore. Non scoraggiamoci, perché le aree interne comunque sono straordinarie. Ho fatto l'esempio di Accettuna, non è solo la montagna materana. Io attraverso l'Italia praticamente tutti i giorni l'Italia è
pure quest'anno gli alberi sono fioriti, pure quest'anno le cicerche fanno il loro lavoro, le api stanno male ma comunque resistono, le vacche stanno, insomma, il latte costa poco ma le vacche il latte lo fanno ancora. Cioè, noi dobbiamo solo mettere qualche virgola, ma il romanzo è già scritto, l'ha scritto la natura, l'ha scritto la bellezza straordinaria in cui si trovano le aree interne, che stanno nel cuore del Mediterraneo. Quindi io quello che vi chiedo, noi dobbiamo rimettere la gioia in questo lavoro, perché anche in questi convegni abbiamo fatto poi senza gioia, un'altra categoria, appunto, non ce la facciamo. Le aree interne soffrono, l'infrastruttura fondamentale è la fiducia. Una terra sfiduciata non ce la fa. La gioia è vedere il paesaggio che c'è andando a Cracco, dove abbiamo scoperto che un posto che non ha capannoni, officine, pompe di benzina, è un posto solenne, un posto, il vuoto, tra virgolette, è una grande carta, ma non per la Lucania, per l'Europa. L'Europa è tutta piena di porcherie, è piena di bruttezza, è piena di grigio, la luce, il calore, c'è sulle Madonie, c'è la montagna materana. Questa cosa qui è, non è che finisce domani mattina, c'ha, la luce c'ha... Quindi io dico, rivediamoci, teniamoci d'occhio, però veramente usciamo da questa assemblea non col fatto che abbiamo, era un dovere da fare, cioè, oh, questa è la nostra vita, è la nostra bellezza, noi dobbiamo entusiasmare questa roba. Grazie a tutti. Grazie a Franco per il suo contributo.